Avere lavoro di questi tempi è possibile. Come? Ve lo diciamo noi, partendo da se stessi, informandosi e ascoltando Diamoci da fare. Come avere lavoro rimboccandosi le maniche. Diamoci da fare è finanziato dalla Regione Puglia nell'ambito del programma operativo FSE 2007-2013. Asse 6, parco progetti di informazione e comunicazione istituzionale attraverso i media. Diamoci da fare, serio, sincero e al servizio degli ascoltatori. Un programma di Alessandra Campanile. Ciao amici di Diamoci da fare, Alessandra Campanile. Vi do il benvenuto all'interno di questa puntata. Saluto il mio station manager e sono anche un po' emozionata, in realtà un po' arrabbiata, perché con questo tempo, ma insomma, ma dico io, siamo arrabbiati col cielo oggi, vero Marco Greco? Mi fastico la testa con tanta pazienza. Dunque, oggi Diamoci da fare vuole richiamare la vostra attenzione su un appuntamento e anche fare un po' una sorta di promemoria su altri appuntamenti importanti. Si tiene oggi, quindi a partire dalle ore 9, praticamente tra una ventina di minuti, inizierà al D-Hub, questo bel padiglione, questa bella realtà della Regione Puglia che si trova all'interno della Fiera del Levante di Bari, l'iniziativa, la manifestazione dal titolo Before, le idee della scuola che cambia. Si tratta di veramente una o due giorni, perché inizia alle 9, finisce stasera alle 20:30 e poi domani nuovamente stesso orario, ed è veramente un evento dedicato alle scuole, ma non soltanto ovviamente agli operatori della formazione, stiamo parlando anche dei ragazzi che vanno a scuola e delle loro famiglie. In particolar modo mi permetto di parlare a voi mamme e papà che siete magari in auto e siete in ascolto. È un evento particolare perché è un modo per capire come la scuola sta cambiando anche linguaggio, perché si apre al territorio e fa vedere, far conoscere quello che è il nuovo della formazione. Bene, fra qualche nota musicale avremo un ospite. Da fare come avere lavoro rimboccandosi le maniche, ma ovviamente per avere lavoro bisogna formarsi, e oggi noi vi facciamo una sorta di nuovamente promemoria, vi invitiamo a partecipare a un evento che è in partenza veramente a minuti all'interno della Fiera del Levante nel padiglione del D-Hub, e con noi a parlarcene colei che già ci ha fatto compagnia ieri, sto parlando dell'assessore Alba Sasso, appunto assessore alla formazione e all'istruzione. Assessore, pronto? Allora, buongiorno, prima sì. Buongiorno. Buongiorno assessore, buongiorno, la sentiamo, buongiorno, la sentiamo. Allora, sta per iniziare questa due giorni. Sì, sì, sì. Fitta di incontri, fitta di iniziative. E l'apertura stamattina sarà presto, alle 9, infatti devo andare di corsa lì perché le scuole sono puntuali, è una delle poche situazioni in cui la puntualità è d'obbligo, perché diciamo gli studenti, i professori sono abituati. E quindi oggi ci sono, stamattina per esempio facciamo una discussione sul piano garanzia giovani, il piano non è ancora definito, insomma, sì. Quindi è proprio una prima discussione, vedere cosa sono le iniziative che si metteranno in cantiere anche qui nella regione, cioè il piano definito a livello nazionale, e poi le varie misure, le varie azioni saranno un po' affidate anche le modalità saranno affidate alle regioni. E poi ci sono un'altra serie di incontri, c'è una gara letteraria per gli studenti della scuola media affidata al Marco Polo, poi c'è una discussione sui bond dell'edilizia scolastica, e poi incontro con gli autori, e poi una lettura di autori portoghesi. Poi c'è sempre un momento in cui si esibiscono le orchestre delle scuole, e via così per tutta la giornata fino alle 19. Alle 19 c'è una discussione con il professor Galetta, Edoardo Altomare, su Cenere di Stelle, si chiama questo incontro, cinema, fumo e adolescenti, perché uh-huh. C'è un'iniziativa portata avanti da questo gruppo di medici per fare azione preventiva contro il fumo già nelle scuole medie, insomma, perché
cioè, o si comincia da lì o, come sappiamo, dopo è sempre un po' tardi, molto più difficile. Ascolteremo le proposte di alcune case editrici. Oggi molte case editrici si stanno anche attrezzando per usare anche altri strumenti che affianchino il libro nella didattica, e questo, come sapete, è un argomento molto di grande interesse, e che, cioè, ci sono già esperienze di libri innovativi da questo punto di vista, e su questo, insomma, è importante fermarsi a discutere. Assessore, ma le faccio una domanda, ma sinceramente, ma lei pensa che poi il libro che si sfoglia verrà mai sostituito? Ma diciamocela, giusto fra noi e noi, assessore? Io penso di no, anche perché i libri... Sì, ci sono anche varie maniere di leggere, adesso si legge sul computer, eccetera. Però io non so fare una previsione, ma non credo che poi i libri scompariranno completamente, insomma. Ecco. E non sarebbe neanche una cosa utile che sparissero completamente. Fanno parte della nostra memoria. Siamo in un momento, diciamo, di cambiamento, e quindi bisogna siamo in un momento di cambiamento rispetto al quale non bisogna né essere subalterni né rifiutarlo, insomma. Credo che questo sia l'atteggiamento giusto, e le cose cambiano, bisogna adeguarsi soprattutto, certo. È la scuola che deve adeguarsi, perché la scuola ha a che fare con quelli che sono i soggetti del cambiamento, con la carne viva del cambiamento. Bella. Assessore, in chiusura, che cosa si aspetta? Quindi quali sono i risultati attesi, in sintesi, da questi due giorni? Aver fatto una due giorni di discussione e di riflessione. Molte volte nella quotidianità è difficile, anche tra docenti, famiglie, docenti e studenti, fermarsi a riflettere, a parlare su tante cose. E quindi credo che questo sia il senso anche di queste giornate: fermare a riflettersi, prendere nuova forza da questa riflessione e continuare ad andare avanti. Va bene, assessore, allora da parte di Controradio un in bocca al lupo, poi decida lei se dire crepi o vive il lupo, a seconda appunto della sua sintonia. Mi tengo sulle generali, perché qua il political correct è complicato, quindi mi tengo sulle generali. Ovviamente ci riaggiorneremo, assessore. Va bene, buona giornata. Die kurze Sitze guardar, hätte Wege du de Jorna, correrei ne va fatigar, a punto dire giù, è lontana se ne va. Da vita così, e da stipa per non morire, e a spie. Marco Greco, complimenti per questa selezione in coerenza col tempo, Marco, veramente complimenti. Ebbene, sulle note di Pino Daniele con Quando Chiove, noi oggi appunto vi abbiamo fatto un invito. Si tratta di trovarsi al chiuso, quindi all'interno di un padiglione, il Lihab, all'interno della Fiera del Levante, con l'iniziativa Before, che è appunto le idee della scuola che cambia. Quindi l'assessore Alba Sasso, che ha parlato appunto qualche nota musicale fa, l'assessore alla formazione e all'istruzione, quindi ci ha spiegato un po' quello che sarà l'evento, che durerà due giorni. Io invece, prima di salutarvi, vi vorrei anche ricordare che, poi ritorneremo meglio, che attualmente sono in atto due bandi molto importanti, bandi finalizzati proprio ad incentivare l'autoimprenditorialità. Il primo è NIDI, nuove iniziative di impresa, appunto la Regione Puglia finanzia idee imprenditoriali con un supporto proprio nella fase di startup, quindi con tutto il know-how e tutti gli strumenti che sono necessari. Il secondo invece, come bando, è il bando di micro
microcredito d'impresa, appunto finalizzato a finanziare delle micro imprese che sono già operative sul nostro territorio. Quindi insomma, piccole microimprese, si tratta proprio di quelle piccole realtà che comunque, lo ripeto, fanno parte di quel sistema linfatico che sta reggendo proprio il nostro sistema economico italiano. Alessandra Campanile vi ringrazia e vi invia il suo consueto cordiale. Ciao ciao. Avere lavoro di questi tempi è possibile. Come? Ve lo diciamo noi, partendo da se stessi, informandosi e ascoltando Diamoci da fare. Come avere lavoro rimboccandosi le maniche. Diamoci da fare è finanziato dalla Regione Puglia nell'ambito del programma operativo FSE 2007-2013. Asse SERI, parco progetti di informazione e comunicazione istituzionale attraverso i media. Diamoci da fare, serio, sincero e al servizio degli ascoltatori. Un programma di Alessandra Campanile.